E le piante sono degli organismi viventi, innanzitutto, che rappresentano la quasi totalità della vita del pianeta. È poco noto, ma la biomassa, quindi diciamo il peso, pesando tutti gli organismi viventi del pianeta, ci si accorge che questi sono per la quasi totalità piante. Il corpo delle piante è fatto per resistere alla predazione. Gli animali hanno la capacità di potersi spostare, le piante no, le piante hanno fatto una scelta diversa. Per esempio, questi organismi non hanno organi. Non hanno organi come gli animali, ha organi singoli o doppi, quindi non hanno un fegato, due polmoni, uno stomaco, due occhi, eccetera. Perché? Non perché non hanno le funzioni che quegli organi svolgono negli animali, ma perché avere un organo è un punto debole. Un bruco che mangi un pezzettino di un organo vitale sarebbe sufficiente ad uccidere la pianta. È per questo che le piante non hanno organi, non perché non hanno le funzioni. E allora cosa hanno fatto le piante? Le piante hanno distribuito ciò che gli animali concentrano all'interno degli organi sull'intero corpo. È una strategia completamente diversa, l'opposto, direi, di quella degli animali. L'uomo è un animale, ha un centro di comando che è il proprio cervello, che coordina degli organi che dipendono da questo cervello. Noi abbiamo costruito tutto a immagine di questo. La nostra società è una società gerarchica con un centro di comando e degli organi. Addirittura, una volta ricordo in India di aver visto una rappresentazione della società indiana divisa per caste, che era proprio costruita sull'immagine dell'uomo, per cui c'erano i bramini che erano la casta dominante sulla testa. E poi via via tutte le caste dei mercanti, dei soldati, eccetera, fino ad arrivare ai pari, agli intoccabili che erano i piedi. Quindi la società è costruita su come noi stessi siamo costruiti. Le nostre macchine, i nostri strumenti sono costruiti come noi stessi siamo costruiti. Pensiamo a un computer, una cosa che riteniamo essere quasi, come dire, un simbolo di modernità. Se lo guardiamo attentamente, è costruito con un modello ancestrale, il nostro. Avendo noi costruito tutto nella nostra storia, ispirandoci a come noi stessi siamo fatti, abbiamo avuto un modello diverso, un modello che fra l'altro è incredibilmente di successo perché abbiamo visto che è un modello, diciamo, che rappresenta la quasi totalità della vita e che noi non abbiamo mai preso in considerazione. È un modello non gerarchico, è un modello fatto da strutture reiterate, è un modello molto più robusto di quello animale. È un modello che diciamo, ha a che fare molto con le reti, tant'è vero che Internet, che è questa sì davvero come dire, un sintomo, un segno della modernità, è costruita come le piante. Internet non ha un centro di comando, Internet è robusta, infatti è costruita praticamente nella stessa maniera di un apparato radicale. Per questo che io trovo che le piante siano affascinanti, ma anche utili. Noi dipendiamo dalle piante, questo una cosa che qualunque essere umano dovrebbe avere sempre molto chiaro. Dipendiamo, proprio direttamente dipendiamo, non è possibile che ci sia vita animale senza le piante. Le piante garantiscono quelle energie, trasformano l'energia del sole nell'energia chimica che è la base della nostra vita. E dall'altra parte dovremmo essere consapevoli appunto che essendo noi dipendenti dalle piante è una follia distruggerle o comunque diciamo minacciarle. È come se tagliassimo, è come se diciamo minassimo le fondamenta del palazzo dentro il quale viviamo. Un comportamento talmente stupido da essere veramente quasi inspiegabile e irragionevole. Ed è pure quello che stiamo facendo. E allora, se questa nuova visione delle piante, se guardare alle piante come esseri che
che, come in effetti sono, più complessi, più sofisticati, in grado di comunicare, in grado di memorizzare e di imparare, ce li fa rispettare di più, ben venga. In questo senso, sono veramente contento di poter dire che la Svizzera è una nazione meritoria, in quanto è stata la prima nazione del mondo che ha affrontato il tema della dignità delle piante con un apposito comitato e ha legiferato in questo senso anni fa, appunto dicendo che le piante hanno una pari dignità rispetto a tutti gli altri esseri viventi, che sembra una banalità, ma non lo è affatto. Dare dei diritti alle piante non è una cosa che è importante per le piante, è una cosa che è importante per noi. Noi daremo i diritti alle piante per garantirci la nostra sopravvivenza. Che è un po' fra l'altro la storia dei diritti: ogni volta che abbiamo dato diritti a qualche cosa, a qualcuno, poi tutti ne abbiamo vissuto meglio. Noi non siamo in grado di distruggere la vita sulla Terra, noi siamo sempre dei gran fanfaroni, molto presuntuosi. Pensiamo che la vita giri intorno a noi stessi. Ci vorrebbe in biologia una rivoluzione copernicana, no? Nel 600 noi pensavamo che la Terra fosse il centro dell'universo e che tutto l'universo girasse intorno alla Terra, e poi ci siamo accorti che invece la Terra è un pianeta minuscolo di un sistema solare secondario, di una galassia periferica, niente, diciamo, in confronto all'immensità dell'universo. La stessa cosa è per la vita: noi avremmo bisogno oggi di una rivoluzione simile che mettesse l'uomo al suo posto, cioè l'uomo non è il centro della vita, l'uomo è una parte della natura. Oserei dire anche abbastanza insignificante, per quanto magari particolarmente interessante per noi. E questa, diciamo, visione che noi abbiamo della vita e del mondo è una visione talmente falsata che appunto ci fa dire spesso cose senza senso, tipo stiamo distruggendo il pianeta, stiamo distruggendo la vita. Non è vero, questi sono noi non siamo, tranquillizzo chiunque ci guardi, noi scommetto chiunque a sostenere il contrario, noi non siamo in grado di distruggere la vita da questo pianeta. Al momento, perlomeno, no. Noi siamo in grado di distruggere la nostra esistenza, ma voglio dire, io sono molto ottimista a riguardo. Siamo una specie molto giovane, molto probabilmente ancora non tanto saggia, però insomma, riusciremo a riequilibrarci e a ritrovare il nostro posto nella natura, e in questo posto, in questo posto, diciamo, sarà un posto che sarà sicuramente, diciamo, più limitato da una parte, meno importante nei confronti della vita di quello che hanno le piante.